Bentrovati a Sport News. AS Volley Lube annuncia l'ingaggio nel ruolo di schiacciatore del campione iridato Under 21 Mattia Gottardo. Cresciuto da laterale nelle giovanili della Chioene Padova per poi approdare in pianta stabile come libero della prima squadra patavina, dove si è distinto per atletismo e temperamento. L'atleta classe 2001 di 190 cm, nativo di Cittadella in provincia di Padova, seguì le orme del fratello Luca che nel team patavino militò dal 2006 al 2011. Il primo step per Mattia fu l'Under 13. Dopo la vittoria dello scudetto Under 14 e della Boy League Under 15, Gottardo si fece le ossa nella Serie B e nell'Under 20 del club Veneto, per poi strizzare l'occhio alla formazione seniores con cui disputò da titolare i playoff quinto posto della massima serie nell'annata 2020-21. Fiducia rinnovata nella stagione appena trascorsa che in Superlega lo ha visto protagonista della seconda linea bianconera con l'intermezzo iridato in Sardegna, dove a ottobre ha trionfato nella finale dei mondiali Under 21 contro la Russia. Presentata in regione la 61esima edizione della Coppa Paolino Teodori, gara automobilistica che da oltre mezzo secolo e senza interruzioni richiama l'attenzione ed attira a sé migliaia di appassionati di automobilismo lungo il percorso naturalistico dei Colli Ascolani, con partenza sul pianoro del Colle San Marco e arrivo a Colle San Giacomo. La manifestazione, che si svolgerà dal 24 al 26 giugno, è valida per il campionato italiano di velocità in montagna ed è l'unica gara italiana fregiata nell'ambito titolo FIA, denominato Coppa Europea della Montagna, ed è organizzata dall'Automobile Club Ascoli Piceno Fermo. Nuovo appuntamento voluto dagli amici di Graziano Colotti per ricordare la figura di questo sportivo che ha lasciato il segno nel cuore di tanti addetti ai lavori nel mondo del calcio, ma non solo. Tra gli ospiti anche l'allenatore Fabrizio Castori. Vediamo com'è andata nel servizio. Innanzitutto vorrei portare i saluti di Marco Romagnoli, che non è potuto essere presente. L'umanità di Graziano era riconosciuta un po' in tutto l'ambiente sportivo e comunque, oltre che essere un grande mister, lui insegnava ai ragazzi proprio il volersi bene, l'umanità e essere uomini. Quindi secondo me molti dei suoi ragazzi che stasera saranno presenti sono cresciuti proprio con i suoi insegnamenti. Paola, tu hai avuto l'opportunità per diversi anni di essere a fianco appunto di Graziano. Ricordaci qualche aneddoto. Allora guarda, te ne ricordo due. Uno molto simpatico. Io ero in panchina con lui, l'ho seguito per diversi anni. Era solito intrattenersi con gli arbitri mentre discutevano. Quando l'avversario entrava in campo, il mister, e parlava con gli arbitri, lui diceva: posso entrare, dobbiamo instaurare una tavola rotonda, facciamo con comodo, insomma tutte queste battute così, con la sua ironia fredda che comunque era simpatica. L'altro invece è molto più emozionante. Mi ricordo che lui sembra una persona ferma, seria. E mi ricordo durante una partita i suoi ragazzi stavano perdendo 3-0, lui non ha detto niente, al primo tempo gli ha detto continuate a giocare così e hanno continuato. Poi quando siamo rientrati in campo i ragazzi hanno ripreso la partita in mano, hanno segnato 3 gol, segnando l'ultimo gol, il quarto della vittoria. E quando Graziano è ritornato negli spogliatoi, dopo aver fatto i complimenti sempre col suo savoir-faire, è uscito e si è messo a piangere. Quindi questo mi ha segnato, e anche perché io l'ho visto, lui si asciugava le lacrime facendo finta di niente. Quindi una grandissima persona. Allora Renzo, ormai è diventata una tradizione ritrovarsi tra amici per ricordare la figura appunto di un amico che praticamente ha dato tanto nel calcio, ma che praticamente dalla sua è sempre presente. Graziano per noi, per me, ma per tutti gli amici di Graziano, è una figura presente. Chiaramente ci manca molto, soprattutto oltre che sotto l'aspetto proprio umano, ma anche come guida per un calcio che lui amava molto e a noi ha dato veramente tanto. Allora Fabrizio, quando gli amici chiamano a ricordare un amico, Fabrizio è presente. Beh certo, non potevo mancare. Ricordare Graziano Colotti è un onore, una figura ricca di umanità, il suo esempio, la sua dedizione, la sua passione viene ricordata ancora oggi a Trentino, quindi questo significa che ha lasciato una traccia, perché era un modello importante di quello che deve essere l'istruttore di un settore giovanile.
Bilancio più che positivo per gli atleti dell'Antropos agli europei di paracadutismo in Austria, con 2 ori e 2 buoni piazzamenti. Domenica scorsa si sono conclusi gli europei, che vedevano tra i componenti i nostri Giacomo Farroni e Stefano Stacchiotti, scrivono appunto dall'Antropos Civitanovese. Stacchiotti era nella seconda trasferta in maglia azzurra dopo quella delle prove di Coppa del Mondo di inizio mese, ma alla prima in lizza per i titoli, e ha sfruttato l'occasione per mettersi in mostra con un 4° ed un 5° posto nella prova crono e su strada. Farroni, grande campione, plurimedagliato e titolato, ha fatto nuovamente sembrare tutto facile grazie ad un mix invidiabile di classe, esperienza e preparazione, che lo ha portato a centrare il doppio titolo europeo nella crono e nella prova su strada. Medaglie e prestazioni da incorniciare per le ragazze del nuoto sincronizzato del Blue Gallery Team, che nella gara interregionale Marche-Abruzzo-Umbria, organizzata dalla Confesport alla piscina comunale di Fermo, hanno confermato quanto di buono è stato costruito nel training settimanale ad opera delle due allenatrici Calamante e Passarini. Alla competizione le 7 impedane hanno presentato 13 atlete, circa la metà dell'intero gruppo del sincro. Nella categoria ragazze, festa grande per il duo Sparvoli Bonifazi, alla fine argento, ed ottima prestazione per la coppia formata da Spernanzoni e Lambertucci. Nella stessa categoria, secondo gradino del podio per il trio Paoloni, Patassini, Cucù, e ciliegina sulla torta, medaglia d'oro nel libero. Nella Juniores il duo Lampa Tacchi ha centrato un insperato 2° posto. Quella passata è stata una settimana intensa per il tolentinate Ciro Seni, preparatore atletico dello FC Punic, squadra che ha vinto il massimo campionato armeno. E nel servizio che vi proponiamo proprio le dichiarazioni che ci ha inviato lo stesso Ciro direttamente dall'Armenia. La stagione 2021-2022 è stata davvero una montagna russa di emozioni. Abbiamo iniziato molto male e a settembre eravamo a meno 12 dalla prima in classifica, con l'obiettivo stagionale comunque di qualificarci tra le prime 3. Successivamente, grazie anche agli investimenti fatti dalla società e dalla bravura del nostro direttore sportivo, siamo riusciti ad ottenere durante il mercato natalizio e di gennaio dei giocatori di qualità che ci hanno aiutato a ottenere ottimi risultati nella seconda parte della stagione, dove non abbiamo mai perso e abbiamo ottenuto solo 3 pareggi. Questo ci ha portato nel corso dei mesi, marzo ed aprile, alla rimonta, fino a terminare il campionato con un punto di vantaggio sulla seconda. Sicuramente per me, dopo 4 stagioni in Armenia, è un orgoglio essere riuscito a vincere il primo titolo nazionale, soprattutto considerando il fatto che 2 anni fa eravamo nella stessa situazione, ma poi abbiamo pareggiato l'ultima partita necessaria e abbiamo perso il titolo per 1 punto. Quindi è una sorta di rivincita sia della società sia personale, dato che il risultato ottenuto è stato ottenuto contro la squadra che 2 anni fa ci aveva tolto diciamo il sogno di ottenere il titolo. Gli obiettivi per la prossima stagione sono quelli sicuramente di confermarsi nel campo armeno, quindi comunque di rimanere competitivi per il titolo, e poi ovviamente di far bene in Europa. Il 6 luglio del sorteggio per il primo turno di qualificazione. In caso negativo, comunque potremmo rifarci con il secondo turno di Europa League, e poi c'è anche quest'ultima coppa, la terza, che è la Conference League, che potrebbe essere, diciamo, un po' il nostro obiettivo, quello di, in caso di risultati negativi nei primi 2 turni di qualificazione nelle coppe maggiori, di poter comunque avere l'obiettivo di partecipare nella Conference. Quindi ora avremo all'incirca 10-12 giorni di vacanza e ricominceremo subito la preparazione per l'Europa. Venerdì 3 giugno l'Ippodromo San Paolo di Montegiorgio riapre ufficialmente le porte agli appassionati dell'ippica. La giornata di apertura inizierà alle ore 16. In programma 7 corsi e quasi tutte dedicate ai professionisti, proprietari, allenatori, guidatori, gentleman, allevatori e artieri.
Il centrale è il premio stagione 2022, un quasi augurio all'ippodromo che quest'anno ha deciso di schivare i colpi di coda del Covid con tutte le restrizioni allegate e di proporre una stagione come quelle di una volta. Con quest'ultima notizia di sport è tutto anche per questa edizione del nostro TG. Buona festa della Repubblica a tutti voi che come sempre ci seguite su Canale 16 e buon proseguimento di serata.